Salve a tutti e buona prima domenica d'agosto. Pasticciando, giocherellando con un po' di pasta, è venuto fuori un firellino semplice semplice che voglio realizzare per voi stasera. Impastiamo un pezzetto di pasta, di Art Gel Flexible Pasta, fino a renderla morbida, morbida, morbida. Poi mettiamo un po' di maizena in modo tale che non si attacchi alle mani e creiamo un piccolo conetto, anche se poi in realtà un conetto non è, perché non voglio che sia molto a punta, ma deve essere leggermente arrotondato qui sotto. Con questo attrezzo qui, buchiamolo al centro. Mettiamo sempre comunque un po' di maizena in modo tale che non attacca, perché dopo il temporale di oggi pomeriggio, purtroppo qui da noi c'è un'umidità incredibile. Allora si punge qui al centro, fino quasi alla fine, anche se di fatto alla fine non dobbiamo arrivare, sempre. Lo lavoriamo così con le mani in modo tale che rimanga sempre arrotondato e poi con la forbicina tagliamo quattro spicchi, due, tre e quattro, creandoci così quattro futuri petali, futuri perché c'è un bel lavoretto ancora da fare. Mettiamo tanta maizena, tanta, 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 in modo che l'attrezzo che usiamo adesso non si attacchi e col Baltool tiriamo. Tiriamo prima delicatamente e poi un po' più forte, in modo tale da allungare bene, appiattire bene questa parte di petalo. Vedete? In questo modo. Così. Terzo. Quarto, così. Avendo cura che non si attacchino tra di loro, perché ripeto, oggi l'umidità non è una buona alleata. Poi, nuovamente rispolveriamo con la maizena, in modo tale che adesso possiamo utilizzare un altro attrezzo e creiamo delle piccole venature, il Veneer Tool, l'attrezzo che comunque ha in sé già delle scanalature. In questo modo creiamo dentro questi petali delle piccole venature, passandole in questo modo. Non è un lavoro di precisione, potete andare così, random, perché comunque si tratta di un fiore di fantasia. Delicatamente, perché come vedete la pasta si attacca, tende ad attaccarsi, purtroppo, purtroppo tende ad attaccarsi. Ed ecco qui il vostro fiore morbido. Lo poggiate qui da parte e prendete 5 pistilli. Io uso questi perché ho questi a portata di mano. 5 pistilli, 1, 2, 3, 4 e 5, ne montate uno più lungo e gli altri 4 più in basso. Prendete un pezzetto di ferretto numero 24, così lo aggiungete e fissate con la gutta percha. Così. Facciamo questo ferretto perché è un po' troppo lungo, non serve che sia così lungo. Fatto. Prendete il fiore, infilate al centro questo bastoncino col ferretto e scendete fino a quando si vedranno soltanto i pistilli. La parte verde con la gutta perga deve essere completamente in fondo al fiore, non si deve vedere. E questo è il fiore che viene fuori montato insieme ad altri. Io qui ne avevo preparati altri ancora. Si possono realizzare dei ciuffetti che vanno ad arricchire le vostre composizioni. Poi è chiaro che trattandosi di un fiore di fantasia potete spolverarlo con i bordi, nei bordi sempre con un po' di giallo se lo volete realizzare giallo, con un po' di rosa se lo volete realizzare rosa, sempre avendo cura di passare il pennello dall'esterno verso l'interno, delicatamente. Una buona serata a tutti.